Io intanto ringrazio per lo spazio che ci hanno dedicato a entrambi, quindi non voglio portare via troppo tempo, non voglio neanche ripetermi su quello che ho detto prima, perché tanto anche se c'era poca gente, comunque penso che meno male se siamo qui la pensiamo un po' tutti allo stesso modo, no? Quindi ripeterei cose che tutti hanno già nella loro testa, ma soprattutto nel loro cuore. Una cosa che per me è importantissima, è giusto il rinnovamento, per carità, sono il primo a dirlo e l'ho detto prima, però dobbiamo avere, secondo me, rispetto e riconoscenza, ma soprattutto ascoltare chi è entrato in Lega prima di noi, quando magari noi non eravamo ancora nati, perché sono le persone che ci hanno dato la possibilità oggi di andare in piazza e non ricevere gli sputi in faccia che ricevevano loro negli anni 90, che secondo me è una forma di rispetto nei loro confronti. Continuare a rompere i coglioni per queste prese per il culo totali che riceviamo tutti i giorni, quando vediamo i nostri soldi andare al sud dove non fanno il cazzo dalla mattina alla sera, noi ci facciamo il culo con una casa, non riusciamo a andare a fine mese. Io nei miei genitori, vi porto il mio personale esempio, i miei genitori non sanno più da che parte girarsi per riuscire a far quadrare i conti in casa, e fino a 2 anni fa questo non avveniva. I miei non sono mai stati tantissimo della Lega, anche perché in Romagna è un po' difficile esserlo se si ha sui 50 anni, però vi posso garantire che messi davanti ai problemi veri anche loro hanno detto cazzo, avevi ragione quando sei entrato in Lega, forse dovevo ascoltare un po' di più. Non è mai tardi per svegliarsi, come dicevano prima, bisognerebbe, forse se si svegliavano un po' prima magari non ci trovavamo noi nella situazione di non riuscire a gestire il nostro futuro. Tutto qua, io sono contentissimo di essere qui e sono onorato di rappresentare la Romagna. Vi ringrazio tutti di essere qua, perché lo so bene, Riviera Romagnola di domenica si sta bene, però quando ci sono questi avvenimenti è meglio stare qua in mezzo a voi. Grazie.